Abbadia Città delle Fiaccole, s'accende! Ci troviamo sotto i portici del comune di Abbadia San Salvatore insieme a Fabrizio Tondi. Noi ripercorriamo anche in quest'anno il percorso millenario di questa tradizione stupenda che affonda le radici proprio alle origini della nostra comunità. Partirà con oggi tutta un'iniziativa di iniziative che saranno fatte durante i weekend, durante i festivi, ma anche in mezzo alla settimana, con i mercatini che state vedendo alle nostre spalle, che saranno aperti tutti quanti i giorni fino al 6 di gennaio, con street band e musica sotto i portici del comune, con la giostra tradizionale che si trova in questo momento in Piazza Grande e sarà aperta tutti i giorni fino al 6 di gennaio per i bambini, la carrozza dei cavalli che girerà nei weekend e nei festivi. Lorenzo, cosa stanno facendo questi ragazzi? Ah, questi ragazzi stanno, diciamo così, costruendo piccole fiacche come testimonianza diretta di ciò che sono le fiaccole di Abbadia San Salvatore. Perché delle di piccole fiaccole? Per due motivi. Uno, perché la fiaccola è comunque il simbolo che identifica il Natale ad Abbadia San Salvatore. E l'altro motivo è per ricordare ai visitatori che verranno ad Abbadia dopo il 24 cosa sono queste strutture che ci caratterizzano. È un perpetrare la festa vera del Natale tradizionale, quella dei presepi, dell'albero, dei buoni sentimenti, della solidarietà. Dopo il 24 il paese rimarrà allestito, rimarrà animato, avremo eventi il 26, il 27 dicembre, primo di gennaio concerto in abbazia, il 31 il Capodanno sarà organizzato dentro al Capi 71. Direi quindi che davvero si può dire che quest'anno una comunità intera si è riunita intorno ad Abbadia Città delle Fiaccole. Potete andare a visitare il sito www.fiaccoledinatale.it all'interno del quale trovate tutto quanto. Tutti quelli che si troveranno ad Abbadia potranno fare foto e distribuirle nell'Instagram di Abbadia Città delle Fiaccole e chi avrà raggiunto più mi piace il 6 di gennaio verrà premiato, nel senso che le prime 5 foto diventeranno la cornice di tutto quanto Abbadia Città delle Fiaccole 2016.